Perfetto, ci siamo. Buongiorno a tutti di nuovo, benvenuti su Tutored, bentornati sulla nostra piattaforma. Magari qualcuno è passato di qui negli ultimi giorni, negli ultimi settimane, io comunque vi do il bentornato allora, e invece il benvenuto lo do soprattutto a Giovanni Romano, ad Alessandra Spadacci e ad Elena Savani di Biperbanca. Buongiorno, benvenuti. Ciao a tutti, buongiorno. I professionisti Ciao. che oggi ci faranno compagnia per svelarci dietro le quinte di Biperbanca, che è una realtà con cui Tutored collabora e che, come dire, si racconterà durante questa esperienza online. In modo specifico, però, con Alessandra e Giovanni, Digital Factory Service in Biperbanca, conosceremo insieme la reale applicazione degli analytics legata alle esigenze di business e come queste hanno un forte peso nelle decisioni aziendali. Poi la cosa bella è che l'incontro di oggi sarà anche molto dinamico perché Giovanni so che ci mostrerà delle schermate di analytics e quindi insomma potrete anche prendere nota. Poi mi raccomando, preparate anche le vostre domande perché ci sarà una sessione di Q&A ampia. E poi con Elena invece vi racconteremo, vi sveleremo le opportunità di Biperbanca e insomma vi racconteremo anche di questa realtà. Cos'è Biperbanca? Cosa fa e di che cosa si occupa? Io ragazzi parlo per gli ultimi 30 secondi, poi vi lascio il palco perché voglio presentare Zoom a chi magari è qui per la prima volta. In realtà è molto semplice, c'è una chat sempre a disposizione dove tra l'altro vedo che Eleonora, Luigi, Giulia ci salutano e quindi do il benvenuto anche a voi. E invece poi c'è una grossa opportunità, cioè quella di cliccare su Reazioni in basso e poi alza la mano, così che io vi possa dare l'accesso al microfono e fare direttamente con la vostra voce domande e curiosità, poi volgere domande e curiosità ai professionisti dell'incontro di oggi. E questo è quanto, rispondo al volo a Maria, che ci dice se parleremo più tardi di come funziona il processo di selezione, magari Elena può già dirci sì o no. Di sicuro qualcosina ce la dirà. Sì, ve lo dirò, però preferirei farlo alla fine Sì, sì, dell'intervento, sì, 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 sì. per concentrarci sulle attività che vogliono illustrarci i colleghi. Io faccio una brevissima introduzione sulla mia Perfetto, vai pure, attività. Elena. Ok, io sono Elena Savani, lavoro all'interno dell'ufficio Talent Acquisition di Biperbanca. Con me ci sono altri sei colleghi e la responsabile e ci occupiamo di ricerca e selezione per Biper e per tutto il gruppo, che è composto da tre banche, Biperbanca, Banco di Sardegna e Banca Cesare Ponti. E diverse società prodotto che si occupano di leasing, factoring e risparmio gestito. Siamo il terzo gruppo bancario a livello nazionale per numero di filiali, sono oltre 1900 e abbiamo più di 150 anni di storia, ma siamo in continua evoluzione. Infatti, proprio lo scorso weekend abbiamo concluso l'acquisizione di Banca Carige, che ha portato a 22.000 il numero di colleghi che in questo momento abbiamo. E questa evoluzione porta con sé, gioco forza, anche la nascita di nuove strutture aziendali. Una di queste è proprio la Digital Factory, all'interno di cui Alessandra e Giovanni seguono i canali digitali e io in realtà lascio loro la parola, però come ho anticipato rimango a disposizione e durante l'intervento e anche dopo per le domande lato HR. Ok, allora vado io, vi racconto un attimo, non voglio dire vita, morte e miracoli, ma vi introduco un secondo chi siamo e cosa facciamo. Allora, informazione numero uno. Sia io che Giovanni lavoriamo nel mondo ICT di Biperbanca, quindi punto numero uno, facciamo la parte informatica. Se speravate di sentire di andamentali del mercato, dove investire, eccetera, eccetera, no TAS. No, a parte questo, come dice Elena, noi lavoriamo nel mondo ICT di Biper, seguiamo in particolare la parte di canali digitali. Quindi se qualcuno di voi ha un conto Biper, Fortunelli, l'app mobile, l'internet banking, i siti pubblici, tutta questa felice compagnia sono gli asset su cui lavoriamo noi. In che senso ci lavoriamo? Da un po' tutti i punti di vista. Ci facciamo in modo che questi siano disponibili quando dovete fare un bonifico. Veniamo maltrattati quando questi non sono disponibili se dovete fare un bonifico. Lavoriamo all'implementazione delle nuove funzionalità con dei fornitori, lavoriamo alla parte di integrazione di altri sistemi terzi, in particolare, per esempio, sempre nel nostro mondo c'è tutta la parte di CRM. Noi lavoriamo con Salesforce, che è un prodotto di mercato che magari qualcuno ha sentito nell'aere, che ci aiuta appunto con la profilazione dei clienti, con la gestione dei task verso la parte clientela. Lavoriamo anche col mondo contact center.
quindi tutti i tool che il contact center utilizza, noi abbiamo Genesys, e appunto il nostro contact lo usa per la parte di caring, per la parte di supporto. Esempio, vi hanno rubato la carta, quando chiamate per il blocco, chiamate tramite il telefono, ma in realtà lato nostro c'è tutto un sistema informatico e tecnologico che manuteniamo perché i nostri operatori vi possono rispondere. Sempre colpa nostra quando chiamate ci sono 78 persone in coda, cosa che abbiamo sperimentato questo weekend, perché appunto lo diceva prima Elena, siamo una banca chiaramente che va abbastanza in espansione. Abbiamo questa attitude a fare fusioni e integrazioni, quindi quest'anno era Banca Carige, vediamo dove ci porterà il futuro. E oggi volevamo un po' raccontarvi del mondo degli analytics perché chiacchierando un po' con Giovanni abbiamo pensato cosa possiamo raccontare a una platea che è un po' mista, un po' variegata, che non gli faccia venire il latte alle ginocchia guardando righe di codice e possa essere un po' interessante. Abbiamo pensato al mondo degli analytics e in particolare ve ne vogliamo parlare da un paio di punti di vista. Intanto spiegarvi un attimo cosa sono, cosa fanno e soprattutto in un business come quello della banca a cosa possono servire. Ora chiederei a Giuseppe se può di lanciare un mini sondaggio intanto che io vado avanti a sproloquiare, così raccogliamo un Eccolo paio di qui, informazioni. eccolo qui. Perfetto. Ok, io scusate, ma me lo termino perché. Ok, se rispondete No, così poi. perdonami perché forse Ah, se lo hai chiuso termino, lo termino sì. per Esatto, tutti. Ups, scusate, non volevo, sì. No, non perdonate, allora lo preoccuparti, sposto. rilanciato. Ok, l'ho spostato, allora e basta, perfetto. Dicevo, volevamo parlarvi del mondo degli analytics perché tendenzialmente quando uno pensa a una banca, e specialmente a fare, diciamo, l'ICT in una banca, credo che le prime cose che ti vengano in mente siano lo sportello, il ritiro del contante. Forse qualcuno un pochino più digitalizzato il mondo dell'app e del web, ma sicuramente non gli viene in mente come magari potrebbe essere su un'azienda che fa e-commerce, che noi abbiamo tutto un mondo in realtà digitale su cui gli analytics sono fondamentali. Non sembra, ma in realtà anche per noi è fondamentale vedere chi entra sui nostri siti, che cosa guarda, ma anche solo banalmente gli analytics ci aiutano proprio a livello IT a capire dove vale la pena spendere dei soldi. Che per una banca è abbastanza rilevante, perché poi vedremo degli use case carini anche con Giovanni, proprio molto pratici. Per esempio, gli analytics ci possono aiutare anche a capire se qualcosa di quello che abbiamo implementato è utilizzato ancora oppure no, se le piattaforme che stiamo utilizzando sono implementate correttamente, o magari abbiamo fatto qualcosa per cui il cliente si pianta a metà di un processo perché abbiamo degli errori lato nostro. Possono aiutare anche più lato business, molto banalmente a incrementare la parte di ROI e quindi le revenues, che siccome ci piace ricevere lo stipendio, anche quello è importante, perché molto banalmente ci permettono di capire, per esempio, nei nostri processi online di vendita se va tutto bene. Magari scopriamo controllando con gli analytics che i nostri simpatici clienti non sono capaci di portare avanti la richiesta di un prestito perché ci sono dei campi su cui si bloccano. E questo lo facciamo tramite alcuni tipi di analytics. Poi queste cose le vediamo più nel pratico, che magari è un po' più facile da spiegare. Come vi dicevo, gli analytics fanno milioni di cose e ce ne sono tantissime tipologie. In generale si utilizzano sempre prodotti di mercato. Non credo che qualcuno vi verrà mai a dire mi sono fatto i miei analytics in casa, ecco perché in quel caso complimenti, hai un sacco di tempo libero. Noi per primi utilizziamo una serie di prodotti. Principalmente vedrete oggi che vi parleremo di Google Analytics, poi ce ne sono mille altri. In realtà in cui lavoravo prima usavamo Adobe, ma poi esiste IP, Matomo, Foxmetrics, ce n'è quanti volete, Firebase, ognuno traccia cose diverse. Vi faccio l'esempio, Google traccia una serie di cose e poi le vedremo. Ci sono altri tipi di analytics come penso a Content Square o Quantum Metrics che tracciano invece più quello che vi raccontavo prima, le mappe di calore, quindi dove il cliente clicca, come interagisce con la pagina, cosa, dove si ferma di più. Poi ce ne sono altri invece, penso a Firebase che è un pochino più IT-centrico, che ci serve invece per tracciare più la parte di gestione tecnologica di quelli che sono i nostri asset. Quindi insomma c'è un mondo all'interno degli analytics. Il fatto che ci sia un mondo è abbastanza interessante perché in realtà la verità è che quasi nessuno usa un singolo prodotto. Anche noi vi parleremo di Google, ma in realtà ne usiamo N. Cioè, per citarvene un paio, Firebase che vi dicevo prima lo usiamo. Usiamo tutto il mondo Salesforce, per esempio Interaction Studio per la parte proprio di marketing, o Jar, LivePerson. Cioè abbiamo una serie
di tool integrati. E diciamo che una delle prime cose che sono state decise un po' di anni fa, quando abbiamo cominciato a usare gli analytics, e soprattutto adesso, perché quest'anno abbiamo rilanciato l'app mobile e il nostro internet banking da poco, tra l'altro l'internet banking è andato live 3 settimane fa, abbiamo reintegrato tutti questi prodotti all'interno del nostro ecosistema. E uno dei primi punti che abbiamo trattato quando è stato il momento di integrarli è stato: ce li facciamo a manella uno a uno o troviamo un modo un po' più smart per riuscire a integrarceli senza dover implementare codice su codice su codice? Chiaramente la risposta è la seconda. Nel particolare nel sondaggio vedevo che tanti di voi appunto sanno abbastanza cosa sono gli analytics, ma volevo vedere la seconda domanda. Aspettate che mi sposto. E la lancio io, mi sento interattiva. Vediamo se ci riesco. Sì, no. Così tolgo anche il lavoro al povero Giuseppe. Che... Eccola qui. Eccola. Che è il Tag Manager. Nello specifico, in realtà, ecco, vedo che un sacco rispondono che non ne hanno mai sentito parlare. Questa è la cosa più interessante. In realtà, quello che vi faremo vedere un po' oggi, anche come noi abbiamo approcciato il fatto che abbiamo 1 milione di strumenti per fare analytics, e che tutti questi devono essere integrati all'interno dei nostri sistemi. Noi nello specifico l'abbiamo fatto con un tag manager, anche di questo ce ne sono N. Noi usiamo Tealium, poi Giovanni vi farà vedere perché c'è un senso, invece che magari Google Tag Manager o altri, ma un tag manager sostanzialmente è un tool, la faccio abbastanza semplice, è un tool che tu integri all'interno dei tuoi asset, quindi fai l'integrazione una volta sola, quindi una volta sola ti devi mettere lì a infilarlo all'interno di quelli che sono i tuoi sistemi, e poi in realtà è né più né meno che un configuratore, nel senso che è un oggetto che ti permette di integrare altri sistemi semplicemente tramite un flow di configurazione, quindi selezionando il sistema che ti interessa, dandogli una serie di regole per cui deve funzionare, non funzionare, come deve funzionare, qua però non voglio fare spoiler del dopo, e ti fa, diciamo, ti permette di integrare tutte queste cose all'interno dei tuoi asset senza diventare pazzo. Sostanzialmente ti permette di iniettare, un po' brutta come parola ma rende bene, all'interno del codice delle tue pagine, dei tuoi asset digitali, quelli che sono gli strumenti che ti servono per fare analisi. In questa maniera non devi imparare ogni volta che vuoi integrare qualcosa di nuovo come farlo, non devi scrivere del codice apposta, e non devi diventare anche un po' pazzo a applicare tutta una serie di regole scrivendole a mano. Poi vedremo un caso carino su Banca Cesare Ponti, che anche Elena citava prima, che è un'acquisizione piuttosto recente, su cui abbiamo fatto una serie di attività. Perché appunto, visto che prima non c'era, l'abbiamo integrata a nuovo da zero e abbiamo dovuto impostare tutto il mondo della tracciatura anche su questa parte di siti. L'abbiamo fatto appunto con Tealium, che è il nostro tag manager. That's it, questo più o meno per darvi un contesto. Prima di partire con i casi d'uso vi vorrei chiedere se avete qualche domanda o se qualcosa che ho detto era incomprensibile, perché mi rendo conto che parlandone bene o male un po' consapevolmente rischio a volte di dire delle cose che invece non si capiscono. Quindi prima di passare al mondo casi d'uso vi chiederei un secondo se lo scrivete anche nella chat, è chiaro, ho detto delle cose che non si capivano, siete riusciti a seguirmi, devo riprendere alcuni punti? Che se no poi invece andiamo. Vediamo un attimino. Magari diteci anche da che percorso universitario provenite, così anche giusto, ecco, per avere un riferimento più chiaro. Ah, abbiamo un ritardatario, cazzarola. per Francesco, molto velocemente, parliamo di analytics e di come gli analytics vengono gestiti a livello IT all'interno del mondo banca, e come lo facciamo nella maniera più no code possibile, quindi non implementando ma diciamo in maniera un po' più facile per tutti, cioè senza essere dei super programmatori si possono comunque fare delle cose interessanti. Ok, ma per ora grandi feedback, grazie, ringrazio tantissimo Valentina e Glish, credo si dica, non so se l'ho detto bene, spero di sì. Ok, allora, se più o meno siete riusciti a seguirmi, io direi che lascio il palco a Joe, che invece vi fa vedere poi nel pratico, che secondo me è anche molto interessante di sentire me blaterare. Io ne approfitto, condivido un attimo lo schermo, e ditemi un attimo se si vede, così poi inizio. Sì, vediamo. Okay, bella figata questa, tanta roba. Okay. Adesso ce la racconti. Diciamo,
Esatto, diciamo che ho cercato più che altro di graficare le relazioni che intercorrono tra i diversi prodotti che prima citava Alessandra e proprio per questo motivo c'è cioè il primo punto è proprio Tidium, ovvero il nostro tag manager. Come diceva Alessandra, proprio per approcciare una certa versatilità, una certa flessibilità alle tipologie di prodotti che vogliamo ad oggi integrare, ma anche in futuro, abbiamo deciso di utilizzare un tag manager che non fa altro che fare per noi l'iniezione del codice che poi va a fare la comunicazione con i vari prodotti dei dati all'interno del sito. Questo perché abbiamo utilizzato Tidium e non ad esempio un altro prodotto leader del mercato è Google Tag Manager, perché Google Tag Manager ad esempio si integra molto bene con i prodotti Google, ma noi non utilizziamo solo prodotti Google. Qui ad esempio vedete come diceva i Genesys, Salesforce o anche Firebases qui in basso. Quindi avevamo bisogno di un prodotto che fosse flessibile anche sui vari prodotti dei competitor. Tilium è stata la nostra, diciamo, soluzione perché all'interno Tilium, e dopo ve lo faccio vedere con qualche screen, permette di andare a scegliere proprio come fosse un Play Store cioè, diversi prodotti già target con cui nativamente si integra senza bisogno di andare a sviluppare custom tutto un middle layer che permetta di fare questa trascodifica, diciamo. Qui vedete per l'appunto che Tilium attualmente viene utilizzato per iniettare sia sulla parte web che sulla parte mobile i nostri prodotti. Ovviamente sulla parte web abbiamo una dipendenza che è una libreria di JavaScript, mentre sulla parte mobile abbiamo proprio l'SDK relativo. Questi prodotti che vedete qui a loro Aspetta, volta. Gio, aspetta un attimo. Sì. Per tutti, se avete dubbi o qualcosa non è chiaro, scrivete, perché. Assolutamente, assolutamente sì. Cioè, se magari utilizzo qualche termine un pochino più tecnico, se volete che vada a spiegarlo nel dettaglio, senza problemi. Questi prodotti, una volta iniettati, iniziano a comunicare con le loro piattaforme di riferimento e vanno a riversare i dati al loro interno. A loro volta, e adesso una sorta di standard di mercato, i dati grezzi vengono ancora a loro volta poi riversati sul cloud all'interno di quella che prende il nome di piattaforma di BigQuery, sulla quale si possono fare tutte le ricerche, diciamo, un po' più specifiche che i prodotti inizialmente non permettono di fare. Andando più nello specifico sulla parte di Tilium, vi faccio vedere come funziona. Si va a creare quindi un tag generico che può essere nel nostro caso quello di Analytics che vedevamo prima e all'interno cioè abbiamo tre sezioni primarie. La prima è quella di configurazione dove andiamo a mettere proprio la chiave di licenza del prodotto che abbiamo acquistato, quindi nel caso di Analytics quella di Google e successivamente andiamo a specificare quali sono le rules, ovvero in quali, diciamo, a Tilium in che modo, quando e come deve andare ad applicare il tag, perché magari per alcune pagine vogliamo applicare uno specifico tag, per altre pagine ne vogliamo applicare altri e così via. Successivamente il terzo punto è quello proprio di codifica delle variabili, ovvero che significa ogni prodotto ha la sua naming convention, vuole che i dati gli siano passati con una certa nomenclatura. Tilium si occupa anche di questo, già nativamente se noi andiamo ad aggiungere ad esempio il tag di Analytics mi darà tutto l'elenco delle variabili che praticamente sono quelle che vuole Google Analytics e poi a me spetta semplicemente il compito di fare il mapping, ovvero dire questa variabile che per Google si chiama A, da me si chiama B e quindi vado a collegarle e in questo modo ho finito il lavoro. Qui vedete anche queste extension che non sono altro che funzioni che permettono ancora una volta di andare a customizzare il dato nel momento in cui deve essere trasmesso, però è semplicemente utilizza ad esempio degli eventi che sono nativi di Tilium in modo tale da semplificare ancora una volta la comunicazione. Ad esempio, se io voglio individuare tutti i click, posso associare a determinati click un evento Tilium, che è quello gestito diciamo direttamente nativamente da Tilium, per poi indirizzarlo nella maniera che preferisco agli strumenti analitici.
Adesso volevo farvi vedere velocemente alcune schermate dalla parte di Tilium. Purtroppo non posso entrare direttamente nel tool perché abbiamo delle policy che molto stringenti e vorremmo evitare magari di per errore di mostrare alcuni dati sensibili, per cui ci hanno permesso di prendere delle schermate ma non di fare la live con questo strumento, mentre con la parte Analytics invece lo potremmo fare. Qui di seguito vedete ad esempio una prima schermata, una prima dashboard che mi mostra tutti i miei tag che sta gestendo in questo momento Tilium, e qui di seguito sono andato a vedere proprio lo spaccato su quello di Analytics 4. Vedete che qui c'è il simbolo di Analytics che è stato proprio aggiunto come se fosse un prodotto dal market, quindi ho fatto qui add tag, ho scelto nel market il prodotto di GA e l'ho aggiunto. L'ho configurato andando a mettere tutta una serie di informazioni, come vi dicevo prima. Qui di seguito vedete le load rules, che in questo caso dice a Tilium: inietta questo codice solo se il dominio contiene banca Cesare Ponti oppure contiene bancaponti.it. Nella fattispecie, questo, come diceva prima Alessandra, è una banca che è stata acquisita da poco, per cui stiamo iniziando come progetto pilota a portare già Google Analytics 4, mentre negli altri casi attualmente siamo in processo di migrazione da GA3 a GA4. E successivamente vedete le variabili, quindi qui la variabile che per Tilium è il page ID e viene mappata nel page path, che è quella di Analytics 4. Vi volevo far vedere a questo punto, ad esempio, quello che vi dicevo. Qui vi faccio vedere un attimo anche la parte del data layer che in Tilium si costituisce sia di variabili, ma anche di cookie, ma anche di JavaScript, di variabili di JavaScript. Ha una serie di data layer che, diciamo, può essere utilizzato per la comunicazione, o anche come le informazioni del browser, ad esempio l'altezza, la risoluzione, il tipo di browser. Sono tutte informazioni a cui noi abbiamo accesso e possiamo scegliere di comunicare. Adesso volevo farvi vedere, ad esempio, qui vedete ad esempio tutti i nostri tag che abbiamo su questa parte. Vedete che sono numerati da un codice univoco. E c'è per esempio tutta la parte di Facebook, LinkedIn, Tilium e così via, e Analytics anche, che era quello di cui parlavamo prima. Volevo un attimo andare a farvi vedere, ad esempio, Volevo andare a farvi vedere, qui siamo sul sito di Cesare Ponti. Se vado un attimo sulla parte di console e andiamo sulla parte di network, vi faccio vedere, refreshando la pagina, se vado in fondo vedrò che dopo un po' qui appare esattamente il collect. Il collect che non è altro che il processo che sta facendo proprio Tilium. Tilium ha iniettato questo codice che non va altro a chiamare che Google Analytics, lo vedete qui a destra. Quindi esattamente in questo modo, siccome il domain della pagina è Banca Cesare Ponti, che era la rule che vedevamo in precedenza, Tilium non ha fatto altro che aggiungere un blocco di codice senza che noi scrivessimo una sola riga, che ha fatto la comunicazione verso Analytics. Quindi è andato a comunicare tutta una serie di dati che vediamo qui di seguito. E per esempio posso farvi proprio vedere come sta funzionando. Adesso vado su Analytics. Aspetta, che abbiamo una domanda. Tilium cos'è? Un programma? Tilium è una piattaforma di tag management, quindi sì, è una sorta di programma che noi possiamo installare sui nostri sistemi, è abbastanza veloce, che poi ci permette a sua volta di integrare altri sistemi. Esatto, è una sorta di middle layer che si prende in carico tutta la parte di integrazione senza farla fare a noi. Quindi se un domani vogliamo smettere di utilizzare GA e vogliamo utilizzare ad esempio Quantum Metrics, basta semplicemente aggiungere un nuovo tag, spegnere il precedente e andare ad aggiungere il nuovo, attivare il nuovo. Se non fosse stato utilizzato invece Tilium, significa che noi avremmo dovuto proprio scrivere fisicamente tutti i blocchi di codice su ogni pagina del sito, e cioè per ogni modifica
Questo significherebbe che dover rimettere mano a tutto il sito con problemi, per esempio, di regression test, con problemi anche di calendar, perché magari noi vorremmo fare una modifica in tempo reale, mentre così, se dobbiamo mettere mano al sito in sé per sé, siamo costretti ad aspettare che il sito venga, la nuova versione del sito venga rilasciata o la nuova versione dell'app venga rilasciata. Quindi non siamo tempestivi sul mercato e con le modifiche che vogliamo portare. Qui vi faccio vedere la parte di GA4, proprio la panoramica. Come potete vedere, qui c'è un cruscotto che è grafico, che dà diverse informazioni. Nella fattispecie ci concentreremo in questo caso sulla parte delle pagine, e qui vedete che ad esempio ci sono una serie di pagine che stanno venendo navigate in questo momento. Se ad esempio provo a vedere attualmente nella parte della banca Cesare Ponti, vediamo queste pagine. Se io adesso provo ad andare su una pagina in particolare, per esempio vado sulla la parte il nostro metodo che... il nostro metodo anche. Ok, il nostro metodo, che qui era A1, vedete, una visita in questo time adesso slot. Esatto, adesso io vedo che qui è partito un altro collect, quindi che ha registrato la mia visita, e attualmente se vado a refreshare questa pagina, io mi aspetto di andare a vedere che comunque ha avuto un impatto. Infatti il nostro metodo, vedete che adesso ha due visualizzazioni, quindi significa che ha già registrato questo cambiamento in tempo reale, e quindi sto vedendo le navigazioni sul mio sito. E, al contrario, per esempio, se andiamo sul sito principale, che era quello di Beeper, vi faccio vedere un'altra cosa, ovvero rifaccio di nuovo sempre la parte di ispeziona, vado sempre sulla parte di network e questa volta cerco per, vediamo un po', UTAG. Allora, per tutti, UTAG è il nome con cui si chiamano i tag di Tilium, così esatto. Troviamo subito i vari taghettini che Tilium inserisce. Allora, vedete, qui è una pagina molto più, sicuramente è un sito molto più complesso quello primario. Ok, se vedete qui io vedo che ci sono UTAG 1, 16, 17, 19, 20, 27 e così via, che è corrispondono esattamente a quelli che vi facevo vedere qui, 16, 2, 1, 17 e così via. Quindi significa che in questo caso lui ha mappato, ha capito, applicando le rule associate ad ogni singolo tag, che doveva iniettare questi tag all'interno del sito. E quindi in questo modo automaticamente tutti questi tag stanno andando a fare le loro comunicazioni, che siano per esempio le campagne di Facebook, che siano per esempio la comunicazione con Analytics, Firebase e così via, Salesforce, come diceva prima Alessandra, e così via. Ok, adesso volevo un attimo passare proprio a farvi vedere nello specifico Analytics. Analytics, in questo caso vi faccio vedere la parte global, che quindi raccoglie tutti i dati di tutti i siti del gruppo e delle app del gruppo, e che in più però seleziona quel cluster di clienti che ha dato l'accettazione della profilazione. Quindi quando vedete quel bannerino che accettate di utilizzare i vostri dati per la navigazione, sto andando a scegliere quel sottoinsieme che ha detto sì. Vedete innanzitutto che qui, andando sulla parte di pubblico e sulla parte di panoramica, io posso andare a vedere in che modo si va a distinguere il traffico, se è proveniente da un dispositivo mobile, desktop oppure tablet. In questo caso vedete che le percentuali sono fortemente sbilanciate al mobile, ed era quello che diceva proprio Alessandra. Questo strumento è stato utilizzato nello specifico molto recentemente per capire che tipo di direzione di investimento dare alla banca, ovvero se essere una banca che puntava ad investire inizialmente per avere le novità sulla parte desktop oppure sulla parte mobile. Si è visto che effettivamente negli ultimi anni l'utenza si è sbilanciata molto di più ad essere un'utenza mobile, e quindi anche l'investimento deve essere mobile first, ovvero si sviluppa e si cerca di raggiungere la nuova feature e la nuova funzionalità sulla parte mobile e poi di riflesso sulla parte web.
allo stesso modo, proprio per via del fatto che il tablet non è più uno strumento così tanto utilizzato, si è scelto di non investire tantissimo su questa parte. Prima esistevano proprio delle app dedicate per tablet, che quindi erano dei costi di mantenimento, costi di sviluppo specifici per quest'area, mentre adesso si è scelto di andare nella direzione di creare un sito responsive che si adattasse tranquillamente a qualsiasi tipologia di dispositivo, che sia web, tablet o mobile, e che non prevedesse un costo specifico per quest'area. Questo è molto... Non so se Alessandra volevi... No, vai, stai dicendo tutto quello che avrei detto io. Era un po' quello che volevamo un po' raccontarvi, e che di solito, lo dicevo all'inizio, no? Degli analytics si sente molto parlare in ambito marketing. Sai, faccio marketing, le campagne su Facebook, wow, gli AD, eccetera, eccetera. Ecco, in realtà gli analytics sono, ora questo è un esempio molto semplice, no? Che però, economicamente parlando, è estremamente rilevante in realtà per una banca, perché vi do qualche informazione. Per noi il mantenimento dell'app tablet era, a livello di gruppo, un costo di circa 200.000 euro l'anno, che non so se vi suona, ma è un bel numero. Capendo che possiamo toglierlo, perché lo andiamo a sostituire con una serie di altri asset che tanto manuterremo, comunque abbiamo un risparmio di un certo tipo. Idem sull'attività mobile e desktop, no? Siamo passati da fare delle implementazioni doppie, identiche, per l'app e per il web, a dire facciamo l'implementazione per l'app e facciamo piuttosto un porting sul web, però senza risviluppare tutto quanto, senza pensare da zero a tutta l'esperienza web, ma partendo dal mondo app facciamo un delta sul web per cercare di risparmiare, e per noi a livello di investimento è estremamente rilevante, perché significa andare a seguire effettivamente quello che davvero il cliente fa e usa e dice. In questo senso gli analytics sono fondamentali, perché vi dico che è un trend, questo in particolare sul mondo desktop mobile, che si è inserito molto negli ultimi anni. Io dove lavoravo prima, vi faccio un esempio, fino al 2018 il trend era completamente l'opposto, cioè quasi l'80% dei nostri clienti lavoravano invece sul mondo desktop. Quindi da questo punto di vista utilizzare gli analytics come IT in realtà è estremamente rilevante, perché sono quelli che ti permettono di capire anche il lato tecnologia tua, in che senso, in che verso investire, in che verso no. Ora magari, Giosse, vediamo anche la parte quella dei sistemi operativi, secondo me è altrettanto rilevante. Assolutamente. Per quanto riguarda, quindi vi diceva sempre Alessandra, si può andare a fare anche uno spaccato sulle tecnologie utilizzate. Quindi se io vado qui sulla parte tecnologia e vado su browser e sistema operativo, posso andare a vedere anche che tipo di browser viene attualmente utilizzato, ma in più posso andare poi ad utilizzare uno specifico modulo, che è quello Analizza, che attualmente con Google 4 poi diventerà proprio lo standard. Vediamo, era, se non sbaglio, l'avevo messo qui, esatto, dove posso andare a prendere lo stesso dato e andare a clusterizzarlo ancora di più per vedere in che modo le numeriche si vanno a dividere. Cioè, in questo caso vedete che io... Facciamo una cosa, intanto sì, che setti la parte di sistema operativo per il mobile, ho visto che sono arrivate un paio di domande. Allora, alla prima, le persone che lavorano in Beeper vengono formate a questi strumenti, è necessario che abbiano una preparazione di base. Un po' e un po', nel senso che sul mondo analytics noi non abbiamo tantissimi esperti. By the way, li conto sulle dita di una mano, due. Uno è Giovanni e l'altro è Antonio, che è un'altra persona che lavora nel nostro team. Lato formazione è, come vi dicevo, un po', nel senso che sono cose che vengono conosciute sicuramente prima e poi che si imparano strada facendo. Giovanni, per esempio, credo che ce lo possa testimoniare, non aveva mai lavorato con Analytics finché non ha cominciato con noi, esatto, affiancandosi ad Antonio, ed è entrato appunto in questo mondo quest'anno. Esatto. Che conoscenze informatiche... Vai, sì, scusami, su questa parte poi devo essere onesto, internet fa tanto, cioè attualmente è davvero facile reperire informazioni e la curva di apprendimento è sicuramente esponenziale, cioè basta avere la pazienza anche di ascoltare un podcast oppure un video su YouTube dove le informazioni sono dettate, ma anche la stessa piattaforma di Google ha tantissime informazioni, tantissimi corsi che possono essere fruiti gratuitamente, perché nella fattispecie Google stesso è interessata al fatto che voi impariate a utilizzare la sua piattaforma, perché in questo modo vorrete utilizzare quella piuttosto che quella di altri competitor.
perché Google, by the way, alla versione insomma iniziale è gratis, quindi poi certo noi come Beeper in realtà paghiamo la parte enterprise, il supporto, e ci sono una serie di cose chiaramente che non sono for free, però ci sono tante in realtà tutte le funzionalità di base sono comunque gratis, quindi in realtà come azienda si possono utilizzare sui propri dispositivi, sulle proprie cose senza pagare una fee particolare. L'altra domanda era che conoscenze informatiche servono per lavorare in questo ambito. Allora, nessuna specifica, è ovvio che un po' di infarinatura di base è importante, perché bisogna capire almeno come è fatta una pagina, come è fatto un sito, cioè questo sicuramente ti facilita molto. Capire che una pagina è fatta di un mondo di tag e di HTML che poi ha al suo interno una serie di script che girano per la parte di interazione, questa base qua un po' serve, ecco, proprio da zero è un pochino più difficile, perché chiaramente ti puoi magari focalizzare di più sugli strumenti che stiamo vedendo, però magari ci metterai di più sicuramente a capire la logica con cui gli strumenti effettivamente interagiscono tra loro. Vai Gio, ecco, questa okay. È carina. Ok, qui sono andato praticamente a vedere, per quanto riguarda i dati che arrivano dai dispositivi mobile, che tipologie di versioni utilizzano, perché anche qui Alessandra diceva mantenere la retrocompatibilità nel momento in cui vado a fare degli sviluppi ha un costo, perché ad esempio devo comunque garantire che il funzionamento della mia app sia uguale allo stesso modo per tutti i vari clienti, nonostante, cioè, indipendentemente dalle versioni del sistema operativo che utilizzano. Tuttavia, questo non è sempre semplice. Ad esempio, se Apple introduce una nuova funzionalità con un nuovo sistema operativo che non è supportata da una certa vecchia versione, per noi è difficile andare ad utilizzarla all'interno dell'app, perché poi non possiamo garantire il suo corretto funzionamento per alcune versioni più obsolete. Questo strumento ci ha aiutato in questo caso, perché abbiamo visto che ad esempio le versioni più vecchie, per cui determinate funzioni non erano garantite, non erano utilizzate da un'utenza significativa, cioè era praticamente tendente allo zero. Quindi abbiamo potuto in un certo senso comunicare alla nostra clientela che da un certo punto in poi non avremmo più supportato una certa versione per poter far evolvere la nostra app utilizzando i nuovi standard di mercato. E senza questo strumento fare questa indagine e questa analisi sarebbe stato molto più oneroso, sicuramente. Esatto, noi questo l'abbiamo gestito in realtà in maniera abbastanza semplice, nel senso che abbiamo guardato gli analytics su un periodo di tempo di una certa dimensione e abbiamo visto che, faccio proprio l'esempio di Apple, no? Con l'introduzione di iOS 16 e quindi con la Dynamic Island e una serie di cose, ve la racconto proprio papale, noi l'app di Beeper cresciava. Quando è stato introdotto iOS 16 abbiamo avuto qualche giorno di terrore, perché effettivamente l'app cresciava. E facendo un aggiornamento per sistemare iOS 16 ci siamo resi conto che avremmo avuto dei problemi su iOS 12. A parte il panico iniziale abbiamo detto, ma quanti ne abbiamo davvero che usano iOS 12? Siamo andati a guardare, erano molto pochi, quindi abbiamo inviato una push targetizzata, sempre tramite uno strumento che abbiamo integrato con Tilium, che è il push manager di Salesforce, che viene integrato sempre con Tilium, quindi stesso giochino che abbiamo visto prima. Abbiamo mandato una push a questi clienti, abbiamo fatto una campagna commerciale per loro per dirgli, caro cliente che hai un sistema operativo lievemente obsoleto, mannaggia a te, fai l'aggiornamento, non potrai più utilizzare la nostra app a partire dalla prossima versione. In questa maniera praticamente abbiamo pulito tutta una serie di clienti che utilizzavano effettivamente l'app, hanno fatto l'aggiornamento e in questa maniera ci siamo ritrovati con un livello minimo più gestibile. E adesso faremo lo stesso giochino col 14 tra non tanto. Però, cioè per dirvi, come il mondo analytics in realtà ti guida in una serie di attività che non sono puramente business, anzi la IT per noi è fondamentale. Poi magari, non so se vogliamo far vedere il pezzetto con gli errori, sì. Poi basta, perché sennò tra un po' li stendiamo probabilmente. No, volevo solamente tipo invece la parte più di campagna, ad esempio quella più marketing, c'è comunque su Analytics, diciamo, è un po' il core, che praticamente dà anche tutta l'informazione su come gli utenti raggiungono il sito, ovvero se arrivano direttamente in direct, significa digitando sul browser www.beaver.it, oppure se arrivano da un organic search, che è praticamente il browser, quella che non è pagata.
piuttosto che un paid search, che sono le nostre cosiddette campagne, no? E qui c'è tutta una serie di informazioni riguardo sia l'acquisizione, ma anche c'è tutta la parte di campagne che vengono che viene utilizzata dalla parte più marketing in questo caso. Qui si può anche andare sulla parte di social, se vogliamo vedere ad esempio la parte di social network, dove praticamente qui si può andare a vedere la percentuale di atterraggio dei nostri utenti che arrivano per esempio da Facebook piuttosto che da Instagram. Qui per esempio questo può essere un'indicazione per la parte marketing che le campagne attualmente su Instagram non sono abbastanza di impatto, oppure può essere un'altra indicazione che il nostro bacino di utenza magari non è così giovane come pensavamo. Anche in questo caso, se andiamo sulla parte di pubblico, segmenti di pubblico, possiamo andare a vedere, scusate, sui dati demografici, più nella fattispecie, possiamo andare a vedere i nostri utenti perché che tipologia di informazioni condividono. In questo caso, ovviamente, vi faccio vedere sempre la property in cui c'è la condivisione dei dati sensibili, in cui sono stati accettati la parte delle cookie policy e quindi possiamo avere queste tipologie di informazioni. Però sono comunque, anche se di un subset dell'utenza totale, sono comunque indispensabili per poter trarre delle conclusioni. Un'altra cosa, quella che si riferiva Alessandra, sulla parte di errori e sulla parte di coinvolgimento, vi faccio vedere al volissimo. Intanto pubblico, che la costruisci, rispondo a Valentina. In realtà queste sono tutte funzionalità di base di Google Analytics. Quindi in realtà una volta che hai fatto l'integrazione o a mano o come facciamo noi tramite Ethereum, e quindi hai integrato Google all'interno dei tuoi siti, queste sono tutte tabelle di default che puoi costruirti, vedi, solo con dei drag and drop, ma sono tutte informazioni che Google ha già di default. Quindi non devi andare a fare query particolari, costruire cose. Ci sono il menu di laterale attraverso cui navighi e da cui puoi recuperare tutte queste info. Esatto. Quello che volevo farvi vedere era un'altra cosa che sempre avevamo accennato, che questa, per esempio, è uno dei punti critici in cui Analytics viene utilizzato anche tanto, ovvero il coinvolgimento dell'utente. Questo è un po' sempre un'area di forte dibattito, perché per alcuni l'utente dovrebbe, è meglio se l'utente rimane tanto sulle pagine, quindi che significa che esso sia coinvolto ad utilizzare, fruire le pagine e così via. Però d'altro canto, per altri è molto più importante che invece l'utente arrivi sulla pagina e capisca esattamente cosa deve fare nel più breve tempo possibile. Noi non vogliamo che l'utente stia lì a cercarsi la funzione di bonifico, dovendo andare a cercarla in alberature di menu a più strati, in modo tale che sia quasi nascosta e alla fine impazzisca e se ne vada. Vogliamo che arrivi sulla pagina, abbia un'esigenza, sia guidato esattamente per trovare quell'esigenza, la utilizzi e se ne vada. Quindi in questo caso la parte di coinvolgimento, per esempio, nativamente Google, oltre al numero di sessioni e indicando il bucket della durata di sessione, ci fa vedere anche la visualizzazione delle pagine. Questo perché? Perché proprio capisce questa esigenza, ovvero l'esigenza di associare al numero di sessioni che comunque impiegano poco anche il numero di pagine che vanno a vedere in quelle sessioni. Se il rapporto è bene o male 1-1, significa che stiamo parlando proprio di quel cluster di utenti che arriva sulla pagina, trova quello che deve fare, lo fa e se ne va. Altrimenti, se inizia a navigare, si parla un po' di parte di coinvolgimento. Però senza questa suddivisione di questo dato sarebbe molto più difficile andare a separare il primo cluster di utenti dall'altro. Quindi anche in questo caso Analytics ci guida e ci aiuta nella parte di coinvolgimento. Infine vi faccio vedere anche quest'altra parte, che è la parte di eventi, che per esempio ci dà anche un'indicazione sugli errori di compilazione. Per esempio in questo caso noi possiamo andare a vedere quali sono stati gli errori di errore tecnico, quindi anche
di nuovo riferiti alla parte IT, non solo commerciale, perché in questo caso possiamo andare a vedere, per esempio, quali sono gli errori tecnici che sono riscontrati con maggiore frequenza. Possono essere, ad esempio, dovuti al fatto che per un determinato momento un servizio della banca non era raggiungibile, oppure perché effettivamente con una nuova versione è stato introdotto un bug di cui non ci eravamo resi conto nell'immediato. L'errore di compilazione invece ci aiuta a realizzare che magari alcune cose che pensavamo nella fruizione dell'experience dell'utente fossero di facile interpretazione, che invece non è così, e quindi ci aiuta a migliorare il processo anche di user experience dell'utente all'interno della navigazione del sito e dell'app. Quindi vedete che bene o male Analytics permette a 360 gradi di andare, infatti non per niente la versione Enterprise si chiama 360, di andare a vedere tutta la parte di informazioni che riguardano l'utente, la sua fruizione del sito e dell'app da ogni punto di vista. Ovviamente oggigiorno, lo sapete meglio di me, le informazioni sono il dato che ha un'importanza primaria in questo, soprattutto nel mondo dei canali, e per tale motivo saper utilizzare bene strumenti analitici è sicuramente un winning point se si vuole mantenere una posizione solida sul mercato e responsive rispetto alle esigenze del cliente. Ok, direi che siamo stati bravi coi tempi. Siete stati bravi coi tempi, ma bravissimi anche a spiegarlo. E sapete il motivo per cui vi dico questo, oltre al fatto che vi abbia ascoltato, ma il riscontro arriva dai partecipanti, perché erano 40 persone all'inizio, ora sono 38. Sono rimasti tutti lì ad ascoltare. Dai, non ne abbiamo fatti scappare tanti, meno male. Okay. Va bene. Ok, io direi, Gio, se vuoi togliere la condivisione, sì. Siamo aperti a domande. Elena, come si diventa colleghi di Alessandra e di Giovanni? Allora, diciamo che il percorso di selezione è dedicato a due macro aree, i professionalizzati, quindi chi già lavora in ambito assicurativo, bancario o ha esperienze che possono essere utili, professionalità che possono essere utili alla nostra azienda, o come nel caso della nostra platea, qualcuno che è neolaureato e ha magari accumulato anche qualche esperienza utile, il percorso di selezione è a step. Una prima parte con dei test online che sono attitudinali, quindi un test di comprensione verbale e di ragionamento logico, superati i quali si affronta un colloquio con me o un collega dell'ufficio Talent Acquisition, e anche un collega che poi potrà essere un collega o referente della struttura di eventuale destinazione. Quindi è un passaggio, è un percorso un po' articolato che però ci permette di conoscere il candidato e anche di farci conoscere, perché poi questa è una duplice, insomma, finalità per un buon inserimento. La candidatura può essere presentata sul nostro sito, su biper.it c'è la sezione Lavora con noi, non ci sono posizioni aperte, se anticipo una domanda che mi viene fatta spesso, ed è una scelta voluta in questa fase, soprattutto perché, come dicevamo prima, siamo reduci da un'acquisizione recente, quindi stiamo integrando i nuovi colleghi e al momento stiamo ancora mappando anche le loro competenze. E quindi la candidatura spontanea può essere fatta compilando il form e inserendo il CV anche come allegato Word o PDF. Ho visto un'altra domanda che è: che tipo di background è richiesto? In realtà io giro sempre questa domanda a chi me la fa, cioè che cosa vorresti tu fare in Biper? Perché a seconda di quello cambia il background richiesto. Allora, naturalmente, se penso alle posizioni a contatto col pubblico, allo sportello, sicuramente qualcuno che è laureato in economia o ha un percorso di stampo economico, anziché qualcuno che ha fatto biologia, ok, è sicuramente più favorito Nel riuscire a ricoprire bene il ruolo. Poi in realtà in filiale, così come negli uffici centrali, ci sono colleghi che non sono solo
di estrazione economica, a me per prima, io ho fatto scienze della formazione per adulti e di fatti lavoro nell'HR, però in filiale ci sono anche tanti colleghi laureati in giurisprudenza che possono trovare anche sbocchi nell'ufficio legale, al personale, in tanti alla compliance diversamente. Gli ingegneri informatici che non pensano mai alla banca dovrebbero farlo perché, come dicevano Alessandra e Giovanni prima, in realtà abbiamo tutta una serie di aree dove potrebbero proficuamente inserirsi, così come viene a pensare anche a laureati in scienze politiche, in lingue, dipende un po' da che cosa, da qual è l'obiettivo della persona e da quale, in quale ambito vuole inserirsi. Perfetto. Direi proprio di sì. Io volevo solo dire che comunque io sono gestionale, quindi non sono informatico, sono ingegnere gestionale, eppure alla fine sono riuscito a integrarmi nell'ambito IT, quindi... io sono un'informatica pura e lui è molto più bravo di me, per dire, quindi insomma... Faccio io una domanda sempre per conoscere un po' le dinamiche interne. Qual è l'organizzazione a livello di lavorare da casa, lavorare in ufficio? Come siete organizzati? Allora, c'è una policy aziendale che prevede un massimo di 10 giorni in smart working sul mese, quindi ci sono delle settimane. Poi in realtà lì l'organizzazione è deputata al responsabile della struttura. Quindi una volta che si sta all'interno della policy, poi l'effettiva, come dire, pianificazione viene concordata con il responsabile e con i colleghi. Però sì, lo smart è assolutamente fattibile, fatto. Alessandra e Giovanni sono a casa loro in questo momento, per cui ne sono prova evidente, ed è stato uno strumento introdotto conseguentemente alla pandemia, però che dà i suoi frutti, ecco. Ne parlavamo all'inizio, quando non c'eravate ancora, che facevamo quattro chiacchiere. Noi siamo nel nuovo polo di Milano, che per chi bazzica Milano è chiamato il Diamantino, in via Mike Buongiorno, davanti alla sede dell'Inter, insomma, c'è la sede di Beeper con un gran cartellone, che è tutta nuova, appena rifatta, bella, fantastica, però non ci sono tantissimissime scrivanie. Quindi io e il mio gruppo con Gio e gli altri di solito o sgomitiamo minacciando gli altri team di ritorsioni quando occupano i nostri posti, o se no molto banalmente anche noi turniamo, per esempio. Cioè siamo i primi a dirci, oggi per esempio c'era il collega che doveva stare a casa, che c'è il bimbo malato, tu stai a casa, io ti rubo la scrivania, noi due dobbiamo fare questa cosa, non ci siamo, le lasciamo ad altri. Quindi poi c'è molta flessibilità da questo punto di vista, ci si organizza poi all'interno dei team. Alessandra, Giovanni, vi faccio l'ultima, in attesa magari di ricevere anche qualche altra domanda nella chat. Qual è la cosa che vi piace di più del vostro lavoro? Però solo una. Allora, una? Scegliete la più bella. Dico una cosa molto, molto strana. A me piacciono i rilasci. Nel senso che quella sensazione un po' di timore quando stai lanciando qualcosa di nuovo online sui clienti, e sei sicuro che hai fatto tutto bene, ma non lo sai fino in fondo e non sai quindi come andrà. A me piace quel pezzetto lì. Quando stai rilasciando qualcosa, sei super convinto, ma hai sempre il brivido dell'ultimo miglio. A me invece piace tanto la non staticità. Infatti il motivo che mi ha convinto a passare su Beeper è stato proprio quello. Ovvero, io facevo un lavoro molto abitudinario, di routine, dove praticamente si faceva bene o male le stesse cose. Dopo un po' eri diventato un master di quello che facevi, ma non crescevi più, mentre assolutamente non c'è rischio. Cambiano normative, cambiano tecnologie, bisogna essere sempre al passo con i tempi. Se si ha la voglia di conoscere cose nuove, imparare come si muove il mondo e comunque acquisire informazioni che sono veramente core in qualsiasi realtà, Beeper è sicuramente una realtà di questo genere. Ottimo, bravi, bravi anche a selezionarne soltanto uno, il più bello. Elena, c'è un'altra domanda nella chat per vista, te. Esatto, vista. So che la risposta non farà contento chi mi ha posto la domanda, perché allora la risposta è no, trasmettermi direttamente i curricula no,
Non per cattiveria, ma perché è poco utile, nel senso che provate a immaginarvi, noi vi ho detto prima, siamo 22.000 dipendenti, provate a immaginare quante candidature riceviamo al giorno e quindi sull'anno. Non è utile perché noi dobbiamo avere la possibilità di entrare anche lì nel nostro database e filtrare per, in base alle posizioni aperte che abbiamo internamente e che si aprono costantemente, quindi magari oggi non ce n'è una che può interessare qualcuno di voi, ma domani si apre, succede davvero, non lo dico tanto per dire. Quindi la cosa più utile, e in realtà l'unico canale per candidarsi è proprio compilare il form che c'è su beaver.it alla sezione Lavora con noi, perché da lì riusciamo a fare tutte le estrazioni con i campi e a trovare le professionalità che in quel momento ci possono servire. Quindi direttamente avrebbe proprio poca utilità anche per i candidati stessi. Chiaro. Perfetto. Allora, c'è una mano alzata, parte di Samuele. Ti attivo l'audio, Samuele. Eccoci. Grazie, mi sentite? Ciao, sì, benvenuto. Ciao, grazie per le informazioni innanzitutto. Vorrei fare una domanda ad Alessandro e Giovanni, se è possibile. Vorrei avere degli esempi, se riuscite, attraverso cui appunto lo studio approfondito degli analytics siete poi arrivati a cambiamenti importanti a livello ad esempio di customer experience o comunque a livello strategico. Vai. Ne ho due. Allora, vado io, giusto perché è una cosa che sto seguendo direttamente. Prima ho citato il processo di prestito, non tanto perché a caso, ma perché è una cosa che sto seguendo. Noi in questo momento abbiamo un processo di vendita del prestito online che va sia da app che da web. Allora, con gli analytics, e questo è un rilascio che faremo a fine gennaio, quindi se poi volete chiedere un prestito a febbraio mi fate sapere com'è il flusso, sono contenta. Abbiamo fatto un'analisi di tutto, effettivamente l'approccio che il cliente aveva al nostro processo di prestito, cioè dove si fermava, dove si piantava, che problemi aveva. Abbiamo scoperto nello specifico 4-5 punti di caduta molto grossi. Uno dei punti di caduta peggiori era l'inserimento del reddito, nel senso che quando chiedi un prestito devi inserire quello che è il tuo reddito netto e devi inserire anche quello dei membri del tuo stato di famiglia. Per come era stata disegnata quella pagina, noi avevamo i nostri poveri clienti che inserivano il proprio reddito netto 3 volte di seguito, pensando che dovessero inserire sempre il loro invece che quello dei propri membri della famiglia. Che sembra una sciocchezza. Però effettivamente noi l'avevamo disegnato come team con grande consapevolezza e molto convinti del nostro risultato e ci siamo resi conto che invece avevamo un drop, quindi una caduta lato clienti, di quasi 25%. Che se pensi che il prestito medio che può chiedere qualcuno sta tra i 10 e i 20 mila euro, insomma sono una discreta quantità di soldi che poi vanno a essere gestiti. Questo è un esempio sciocco. Un altro esempio era sul caricamento del documento. Col fatto che non era stata implementata una modalità più visibile, cioè un flag verde, un qualcosa che ti dicesse il tuo caricamento è andato bene, avevamo a volte dei caricamenti di documenti multipli, quindi persone che caricavano 3-4 volte il loro documento e che poi ci ingolfavano le code per la gestione di queste attività lato back office. Tutte queste cose qua le abbiamo viste con gli analytics, quindi tracciando effettivamente qual era lo stato di avanzamento all'interno del flusso, vedendo dove avevamo i blocchi, dove il cliente poi non riusciva ad andare oltre, e quindi abbiamo poi lavorato, indicato diciamo su queste indicazioni. Proprio, sì, questo è un esempio che c'ho fresco. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, Samuele. Allora, ragazzi, direi che ci siamo. Siete stati bravissimi nei tempi, perfetti, un'ora precisa, e vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo, spero di rivedervi qui magari in una prossima esperienza online su Tutored, e Elena, un domani quando invece ci saranno posizioni aperte, ben vengano ragazzi che arrivino dalla community di Tutored per diventare colleghi di Alessandro e di Giovanni. Molto volentieri. Ragazzi, alla prossima, grazie mille. Grazie a tutti. Buona giornata. Ciao.